con la prima nebbia della stagione è arrivato anche l'inferno sulla 4, una situazione gravissima che ha causato anche una vittima. Alla fine della mattinata sono ben 10 gli incidenti verificatisi in una scia di tamponamenti che sembrava non finire più, a partire dalle 8 del mattino nell'orario di maggior flusso veicolare. Un'incredibile serie di tamponamenti, quasi tutti dovuti al mancato rispetto della distanza di sicurezza in una mattinata caratterizzata da nebbia a banchi. Subito è scattata l'allerta e tutti i mezzi di soccorso sono man mano affluiti nei punti dove si sono verificati i sinistri. Il primo in direzione Trieste, poco dopo le 8 fra Porto Gruaro e La Tisana. La carreggiata in direzione Trieste è stata chiusa quasi subito, ma pochi minuti dopo un secondo sinistro, questa volta nella direzione opposta ma nello stesso tratto di autostrada, coinvolgeva mezzi leggeri e pesanti. È in questo incidente che si registra il bilancio peggiore: una delle persone coinvolte è purtroppo deceduta. Alle 9 è stata chiusa l'autostrada anche in direzione Venezia nel tratto interessato. Alle 9:20 sulla coda che si era formata in uscita alla Tisana e nonostante le molte segnalazioni ancora un tamponamento in direzione Venezia e poi altri nei tratti chiusi conferiti a complicare la situazione già drammatica.